diamo il benvenuto a Shade. Ciao, ciao, bello, a tutti, grazie. Ciao, ciao, anzi, come dici tu, Shade. Esatto, Shade, all'inizio di tutte le canzoni. Perché Shade. C'è una precisa intonazione in tutto questo? Sì, esatto, no, per me è molto meticolosa questa cosa qui. Bisogna proprio farlo bene, bisogna dire Shade. Ah, Shade. Esatto, così. È come lo Yo Baby K. Ognuno ha la sua. Siamo come dei Pokémon, diciamo sempre il nostro nome. No, Pikachu! Anche scusate. Tipo Akon, no? Se vogliamo andare oltre oceano. Esatto. Shady. Eminem, diceva certo, quello, cioè, insomma, ognuno ha il suo. È un marchio di fabbrica. Esatto, esatto. Tra l'altro, nel fuori onda abbiamo iniziato già a chiacchierare di push-up, allenamenti, calisthenics. No, perché spieghiamo, varie. Lui è uno come te, siete abbastanza fissati sul crossfit. Sì, ci alleniamo. Sono quelle cose che danno dipendenza agli allenamenti. È quindi vero. Sana dipendenza, sana, è bella, esatto. È buona. Ma è quante buona. Volte vai in palestra a settimana? Due o tre volte, compatibilmente con i miei impegni, però cerco di andare sempre. E segui anche un regime alimentare prefissato? Ultimamente no, perché voglio mettere su massa, perché sono troppo magro, quindi proteine. Sto mangiando la qualunque carne, carbo, pasta, di tutto, riso, uova, robe varie. Sì, adesso sì. Ce l'ha in tasca le uova, per ogni tanto sgranocchia. Sì, no, perché lui ogni tanto sgranocchia le mandorle, le noci, non sì. So se lo fai anche gli anacardi, fanno gli molto bene. Vabbè. Comunque questa è sempre un po' la prova del cuoco con le tue che tu lo sai. Allora facciamo i seri, perché finalmente è uscito il tuo nuovo lavoro il 10 gennaio. Allora sì. Ciao, sì, sì. Che ci fa vedere uno Shade anche diverso, un po' più intimo, personale, un brano comunque che hai voluto cantare senza featuring. Sì, sì. Partiamo però da Una bussola, perché c'è un'immagine di una bussola che viene affiancata a questa canzone. Perché? Allora, io sono un grandissimo amante del cinema. Infatti ho fatto un freestyle che anticipava questa canzone e ci ho messo dentro Ritorno al futuro. E sono grande fan della saga di Pirati dei Caraibi e c'è la bussola di Jack Sparrow che ha una particolarità. Non indica il nord, ma indica quello che realmente vuoi. Dove punta il tuo cuore, no? E quindi io questa bussola l'ho immaginata proprio così, che punta verso una persona, e una persona che hai amato ma che non è più la stessa di prima, quindi stai amando qualcosa che è uguale fisicamente ma dentro è diverso, quindi sei praticamente fregato. Perché e tu invece in che direzione stai andando, proprio parlando di bussole, di nord, sud, ovest? Ma sai quando metti un magnete sotto la bussola e inizia a girare? La mia sta girando così, impazzita, un momento un po' così della mia vita. Infatti la bussola descrive perfettamente quello che provo e la canzone soprattutto mi rappresenta al 100%, motivo per cui non c'è un featuring. Certo, ecco, tra poco siamo curiosi di entrare proprio nel dettaglio di come tu hai voluto presentare Allora Ciao, l'hai detto tu con questo freestyle che è uscito su YouTube e che ci ha riportati proprio a Ritorno al futuro con Doc, Marty McFly, perché tu sei anche doppiatore. Intanto lo ascolterei. Se ritorno da te. Allora ciao, Shade, ospite da noi a Radio Z in Collettivo Z alle 15.38. Allora Vito, facciamo una chiacchiera su come hai voluto presentare questo pezzo pubblicando su YouTube un Ritorno al futuro che davvero ci ha fatto rivivere la storia di questo film. Tu che sei anche doppiatore hai fatto Marty McFly, esatto, Michael esatto. J. Fox, e poi hai trovato un attore con la DeLorean. Ma la DeLorean dove l'avete trovata? Guarda, non me lo dire, perché l'ho dovuta far arrivare da Firenze, mi è costata un sacco di soldi. Per quanto l'ho pagata pensavo viaggiasse davvero nel tempo. A un certo punto però è stato bellissimo, no? Mi sono divertito molto. Ritorno al futuro è una saga veramente famosissima, poi anche i ragazzini che mi seguono la conoscono, e destino vuole che la settimana che poi è uscito quel freestyle l'hanno data in TV, quindi gli ha anche rinfrescato la mente. Quest'idea nasce proprio dai miei fan. Loro hanno visto che usciva la nuova canzone e si sono divisi. Metà diceva: io voglio lo Shade vecchio, quello che faceva freestyle, che faceva i pezzi rap. L'altra metà diceva: io voglio emozionarmi, voglio lo Shade più tenero, più intimo. Allora ho detto, beh, perché non farli sfidare? Il modo per farli sfidare è un viaggio nel tempo, perché io non sono più quello di MTV Spit, del freestyle. Quindi andiamo a ripescare quello Shade lì. Poi all'interno del freestyle, secondo me c'è una figata pazzesca, cioè una frase in cui dici: la tua voce non si sente ASMR. Sì. Io e lui siamo molto fan degli ASMR. Ah, vi piacciono? Sì, vediamo cosa sono. Volevamo capire da te perché hai inserito appunto questa frase e se ti piacciono. Sì, non particolarmente in realtà. Sono un po' strano, mi sa un po' di inquietudine l'ASMR, però sono quei video in cui appunto le ragazze parlano a bassa voce, ti rilassano. Sono quei video in cui si parla a bassa voce. E magari fatti da un doppiatore sarebbero anche belli, dovrei iniziare a pensare. Perché ci sono due scuole di pensiero: alle persone o il video ASMR rilassa o infastidisce moltissimo. Tanto. Volevamo capire da che parte stai. A me infastidisce, ma sai quali mi infastidiscono di più? Quelli del cibo.
ci sono questi microfoni, sì, tipo sì, questo sì, qui, e sì, la gente che mangia le patatine, gli hamburger, e mastica, e per me è fastidiosissimo. Quello della barba, che gli fa la barba. Sì, lava, è ma è una tortura per me. È una tortura. Ragazzi, torniamo al 2017 e riascoltiamo Shade con Bene, ma non benissimo, qui su Radio Z, Collettivo Z. Siamo tornati a 2 anni fa, anzi 3 quasi, 2017, Bene, ma non benissimo, Shade ospite con noi in Collettivo Z in questo giovedì 23 gennaio su Radio Z alle 15.44. Allora, il Collettivo Z, Vito, Shade, è anche un momento per giocare. Sì. E quindi per te abbiamo pensato a un gioco che si chiama Shadoppiami. Mamma mia, pazzesco. Ormai sono parte del collettivo. Esatto. Spieghiamo perché. Perché tu sei anche doppiatore, sì, ed è un mestiere che ti piace tanto, sì, sei molto legato a questo mestiere, e quindi abbiamo pensato di prendere dei ritornelli delle tue canzoni più famose e fartele doppiare con dei personaggi molto noti. Ok. Ad esempio la prima, da proprio da Bene ma non benissimo, vorremmo che tu ci cantassi il ritornello come se fossi Homer Simpson. Oh mamma. Se riusciamo ad abbassare un po' la base. Ci proviamo, ci proviamo. Cerco lavoro, ma ho fatto l'artistico. Bene ma non benissimo, mitico. Dice sei un cesso, ma simpaticissimo. Bene ma non benissimo. Applauso. Grazie. Ne abbiamo un'altra. Allora, okay, senza farlo apposta, ma in modo paperino. Beh, questa è incredibile. Non lo so. Lo sapevo fare qualche anno fa. Vediamo se lo so fare ancora. Bravo, più o meno. Bravo, diciamo che è comprensibile come il testo di un trapper cantata così, esatto, però va bene. Ma attenzione, la hit dell'estate, come se fossi proprio lui, Marty McFly in Ritorno al Futuro, vai. Ok. Non ti conosco e già sento che ti amo. Saluta tutti che adesso ce ne andiamo. Lei quest'estate la passa insieme a me, Doc. La stessa cosa l'ha detta a tutti e tre. Ma vabbè. Ragazzi, ma qui abbiamo un professionista del settore. Incredibile. Chiudiamo in bellezza con la frase del gladiatore. Dovresti imitare, tra l'altro, un grande del doppiaggio. Luca Ward, che salutiamo. E speriamo che non vomiti sentendomelo fare. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Ragazzi. Shade, lo voglio sul comodino la mattina. Sono le 7. Scusate, per chiudere in bellezza, potresti dire Collettivo Z su Radio Z a modi doppiatore? Questo è il Collettivo Z. Mamma mia, fantastico. Va bene, allora io direi adesso facciamo una piccolissima pausa. Entrate anche nei nostri profili social, quindi la pagina ufficiale di Radio Z, anche TikTok, perché durante la pausa faremo delle cose, delle stories molto simpatiche. Tra l'altro Vito ha in mano lui il nostro profilo. Poi parleremo, esatto, ancora di Allora Ciao, che ha dei numeri pazzeschi, e ci racconterai proprio anche questo cambio che riguarda la tua nuova musica, magari nel 2020. State con piacere. Shade qua con noi. Eccolo qua, sempre qua. Durante la pausa abbiamo fatto una gara di push-up, il ragazzo è tonico. Abbiamo flexato. Io sono stanchissimo a contare tutte queste pressioni, ma raga, anche meno. Seguite le stories. Allora, ripartiamo da Allora Ciao, il tuo nuovo lavoro uscito il 10 gennaio, l'abbiamo ascoltato prima, numeri pazzeschi, già a 5 milioni, oltre 5 milioni di views su YouTube, è entrato naturalmente nella maggior parte delle classifiche di Spotify, poi è andato subito primo in tendenze, appena uscito il video. Sì, sì, beh, poi diciamo che nel video ci sono Marta Losito e Gianmarco Ortaro, che sono i due protagonisti. Che, oltre a essere stati super bravi anche da un punto di vista di recitazione, sono anche molto seguiti, quindi insomma sommi la canzone, loro che sono molto in voga, anche il fatto di fare una storia molto particolare, questo l'ha portato subito primo. Infatti avevo una curiosità, dove avete girato il video? Perché è molto bella la location. Grazie, è una location, è il mio primo video monolocation in cui non dobbiamo girare come i pazzi, e l'abbiamo girato a Milano in una specie di loft, come si può vedere, abbiamo preso punti diversi, infatti non sembra proprio una location sola. E la scena del gatto iniziale era il gatto dei vicini che è salito sulla scrivania completamente a caso. È tutto, beh, a volte l'improvvisazione poi è venuto benissimo. Migliore, è il tocco del regista. Sì, è sì, vero, sì, è vero. Senti, Shade, qual è stata la molla che ti ha detto io questa volta voglio fare un pezzo e anche, come dici tu, uscire dalla zona di comfort? Cioè, perché? Qual è stata la X che ti ha detto voglio fare questo? Ma allora, le persone che ho intorno, quindi i miei manager, sono molto svici su questa cosa qua, capiscono cosa devo fare, perché io sennò faccio mille cose e poi non concretizzo mai nulla, no? Hanno detto, secondo me potresti cantare. E questo pezzo qui è venuto fuori dopo una serie di pezzi che sì, ci piacevano, ma erano un po' la falsariga delle cose che avevo già fatto. Quindi abbiamo detto, perché non proviamo a uscire con questa? Secondo me è meglio sbagliare con questa che fare le stesse cose vecchie.
quindi alla fine ha premiato. E comunque tu ti rispecchi in questo brano, cioè quanto c'è rispetto al vecchio, tra virgolette, passami il termine, Shade in questa canzone? Beh, c'è il 100% di me, c'è proprio tutto, e forse anche quello che non avrei voluto metterci, sai, quelle cose che magari dici, no, questa me la tengo per me, non voglio scoprirmi troppo, invece qua mi sono scoperto. È stato un anno da Senza Farlo Apposta, Shade e Federica Carta sul palco dell'Ariston, ritrovati alle 15.57 in questo Collettivo Z, su Radio Z, Shade qua con noi. Senti, allora parliamo un po' del futuro, dopo questo già boom con, ripetiamo, oltre 5 milioni di view su YouTube, Allora Ciao è entrato nelle più forti classifiche di Spotify, cosa ci sarà? Che è sicuramente un album. Sì, e Allora Ciao è il primo gradino di questo nuovo percorso, perché come hai visto c'è un nuovo me, c'è una nuova versione di quello che ero. E mi piacerebbe proseguire su questa strada e lasciarmi andare un po' di più senza perdere la mia natura di rapper, ecco, senza snaturarmi troppo. Non è che faccio il pop perché magari penso sia il genere che funziona di più, anche perché se guardi le classifiche ultimamente funziona la trap, funziona l'indie, funzionano altre cose, però mi trovo a mio agio a cantare così, e inoltre mi piace anche molto suonare il pianoforte, quindi tante volte, sai, cazzeggiando mi accompagno, scrivo. E ricordiamo anche che c'è stata una challenge, che c'è una challenge su TikTok per il tuo nuovo singolo, Allora Ciao, che sta andando fortissimo. Sì. Che cosa bisogna fare? È molto semplice, basta mettere in sottofondo la canzone Allora Ciao, sì, realizzare il TikTok salutando qualcosa, che ne so, io ne ho fatta una con la pizza in mano dicendo quando sei a dieta, e poi lanciavo la pizza, Allora Ciao. E sì, è molto semplice, si può fare con un sacco di idee, quindi i ragazzi si stanno sbizzarrendo. E invece per quanto riguarda i live, che cosa hai in mente? Guarda, i live voglio veramente divertirmi. A me piace tanto suonare la musica dal vivo, perché se una persona viene a un live e tu canti con la base sotto e poi magari canti live, è un po' limitante. Secondo me ti ascoltano su Spotify, su Apple Music è uguale. Quindi voglio portare la band come l'ho portata l'anno scorso, fatto ancora più in grande, con questa volta anche una scenografia e delle parti più recitate da me, magari degli ospiti, insomma, lo voglio strutturare meglio. Allora, ci hai abituato a hit estive, vorremmo sapere per questa estate 2020 che cosa ci dobbiamo aspettare. Non lo so nemmeno io. No, forse so, è un po' presto. Ma no, non è così presto in realtà, sono tutti già pronti. Ah, sono tutti già sì, pronti? Sì, sì, perché la cosa bella delle hit estive è che la gente le scrive quando fa freddo. Parla di ombrelloni, di sabbia, di mare, quando in realtà fa freddo. Tranne io che le scrivo sempre all'ultimo. Cioè, la hit dell'estate l'ho scritta a inizio maggio. Io sono così anche. Tu devi vivere l'estate per raccontare dell'estate. Sì, esatto, devo provare qualcosa. E non lo so se farò uscire qualcosa, perché alla fine anche il meccanismo della hit estiva è sempre un po' quello, no? Il pezzo che è catchy estivo. Vediamo cosa. Allora, un grazie a Shade, ospite da noi a Radio Z. In bocca al lupo per Allora Ciao e per grazie. La musica che verrà in questo straordinario 2020. A grazie presto. A voi, vi abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Shade. Radio Z, generazione futura.